come ti chiama a questa qua? Che succede? Un minuto solo. Follow him inside. Dove è andato tuo amico? Ah, non lo saci, ma se lui ti ha detto che torna, torna. Andiamo da lui. Come on. Go. Piano, non c'è bisogno di spingere. Fermo, Dudu. Fermi tutti. Ho fatto, vengo su. Ne facciamo un'altra che il cavaliere si è mosso. Un po' sorridenti, fermi. Io devo scappare. Che bella sorpresa. Jack, grazie che sei venuto anche tu a onorare questa piccola festicciola familiare nuziale. Ma lei è fuori? Sì, sono fuori per un piccolo permessino. Questi ragazzi hanno voluto che io facessi da testimone oculare alle proprie nozze. Mi sono fatto accompagnare da Gaetano, lo conoscete? È giovane, si deve divertire un po' anche lui. Questo bel giovanotto. No, grazie, noi non possiamo assolutamente. Abbiamo molto da fare, mi crede, signore. È il lavoro, amore mio. No, Dudu. Prego, servitevi. Mamma, questo è Giovannino, ragioniere e anche cavaliere. Piacere. Piacere. Don Gennaro Esposito, soprannominato Upiscia Sotta. Piacere. La moglie, la sorella, la cugina, la cognata, lo zio, l'amica. Ah, oh, bene. Questo è mio cugino, questo è un avvocato. Da che parte sei dell'America? Stati Uniti. Ti tengo un fratello, da noi. Grazie. Caro Jack, sono tanti, vedi, sono tutti amici. Non fare complimenti, trovate un posto, mettiti a sedere. Signori, il mio amico Jack, qui, ecco la sposina. Auguri e figli maschi. Beh, questo lo vedremo fra un mese. Questa scala è bella, eccellenza, ma non sempre il buongiorno si vede dal mattino. Io voglio vedere tutte, tutto. Tutto voglio vedere. E di questo soffitto che ne dite, eh? Però se crolla, sa che tarantella di topi. Sono volte preziose, don Cirillo, danno prestigio e grandiosità. Ma sapete che siete un perfetto cicerone? Se ne ben andate agli scavi di Pompei, voi fate affari d'oro, barone. Andiamo, andiamo, che siamo appena agli inizi. Un tempo queste pareti che ora sono tristi e abbandonate ospitarono i più bei quadri di Napoli. Peccato che ora ci sono rimaste solo le macchie. E voi vorreste pure i quadri, e di valore è tutto per 40.000 lire. 30.000, barone, non aumentiamo. E questa è la sala da pranzo. Mi ricordo che ci mangiammo in 40 persone quando era ancora vivo il povero nonno. Mamma mia. Qui ci vogliono perlomeno 3.000 lire per mettere in sesto sta baracca. E che volete che siano 3.000 lire di fronte a tanta bellezza, eh? Cose pagane, signor barone. Ecco perché avevano tanto appetito. Questa può ospitare anche 150 commensali. Cosa dite, don Ciro? Niente cose mie, signor barone. Pensavo ai miei poveri. E questa è la sala da ballo. Io ci ballai il mio primo valzer, tanti anni fa. Non troppi, eccellenza. Voi siete ancora giovanissimo. E ora chi ci balla? I fantasmi? Lo dite perché è buio.
Se ci fossero i fantasmi, questa casa varrebbe molto di più. Sarebbe un'attrazione. Non credo. I fantasmi, gli spiriti, fanno paura a tutti. E perché? Voi avreste paura? Paura? Il buio fa sempre paura. Basta aprire. Ora non più. Qui ci vuole luce, eccellenza. Un bel sole caldo caccia via le ombre, anche le più cattive. Vorrei vedere le cucine. Andiamo. Venite, venite, Don Cirillo, seguitemi. Mamma mia, quante scale. E dopo vi farò vedere le scuderie, i sotterranei e anche le cantine. Sì, tutto. Tutto voglio vedere. Voglio vedere tutto. E se volete cucinare i maiali allo spiedo, bisogna andare all'aperto. Però voi mi avete preso per un ghiottone. Sì, è abbastanza grande. Qui si può fare da mangiare per parecchie lire. Andiamo, Barù. Ecco, guardate che bellezza. Bene. Adesso scendiamo e vi faccio vedere. E scendiamo. Qui si scende e si sale. Mamma mia, sta villa è piena di scale. Tutte scale. E qui, eccellenza, avete intenzione di costruire un'altra villa? No, volevo fare una piccola dependance, ma poi mi sono mancati i mezzi. Voi capite, no? Ma voi non mi ascoltate. Ve ne andate per conto vostro. Ma questa è una cisterna. Una cisterna per bambini. Sarà profondo 2 metri. Ma questa è secca. Non c'è acqua. E l'acqua per la villa dove la prendete? C'è l'eco, c'è. Mi piace. Mi piace la cisterna, però. È bella. Barù, Barù, io voglio vedere tutto. Adesso voglio vedere il parco. Perché io per 30.000 lire voglio tutto. Voglio tutto per 30.000 lire. I sassi, le foglie, gli alberi. Io voglio tutto, Barù. Si preoccupi, Mrs. White, il soffitto ancora non crolla. Qui ci mangiamo tutti i giorni. È un onore avere fra noi un'ospite americana così giovane e bella. Grazie. L'esercito americano mi ricorda il profumo selvaggio della pioggia estiva e della foresta. Dipenderà dalla vostra vita di cowboys. E dalla direzione del vento, probabilmente. È l'unico esercito di occupazione della storia di Napoli che, arrivando davanti ai nostri portoni, abbia avuto la cortesia di bussare.
Beh, a vedere tutte queste rovine, temo che qualche volta bussiamo un po' troppo forte. Questo, mia cara, è un dettaglio trascurabile. Dovendo proprio perdere una guerra, Mrs. White, è preferibile essere vinti da un esercito ben educato. Dia retta a me. Purtroppo, la duchessa d'Amalfi deve ancora riprendersi dalla calata dei barbari su Roma imperiale. Mio caro, non sono proprio così vecchia da aver vissuto di persona quel particolare episodio. Ma credami, i poveri e i nobili da allora hanno perso ogni guerra, quale che fosse la bandiera del momento. Anche le donne, d'altronde, non hanno bandiera. La vera bandiera italiana non è il tricolore, ma la mascolinità. La morale, l'onore, la famiglia, il culto religioso sono tutti lì, fra le gambe. Oh mio Dio! Non sono d'accordo. Un po' esagerato. Esiste solo una bandiera che stacca. Ma c'è qui la di Savoia. Beh. Ascoltate. Un aereo americano. Temo che sia un aereo tedesco. Ma perché la contraerea americana non spara? Perché gli americani a quest'ora già dormono. Però si alzano presto la mattina. Prima ho sentito degli altri colpi. Sentite. La ronda di scampi. Fate entrare subito. Sì, principe. Si vede a mano, non c'è a chi stormi, dai 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 dai, che sei gente malata, sta una cosa tua, dai dai dai, c'è un dove ci sono un sacco, tutti i sera mi fai su fatto. Oh, che guarda fa? Che stai facendo? Si vede la televisione? Se guarda la televisione, se permetto, cioè, si guarda un telegiornale, a un certo punto pure il presentatore, là, se l'igiene si è fermata. Ah, no, scusate, andate a vedere chi è sto cornuto che ci ha messo questa manetta, che non si può faticare, non si può fare. Ti fa conoscere a tutto qua. Oh, io volevo sapere solamente tu che facevi, loro vanno al cinema, tu che fai? Vieni al cinema. Non lo so, ce la fai. Non lo sa. No, non lo sa. Ma come non lo sai? Se lo sai è sì e se non lo sai è no. Vieni al cinema. Ma se non lo sa. Vieni al cinema. Non lo sa. Vieni o non vieni. Ma c'è miseria, non lo sa. Come te la dici? Ma ti straccio tu. Ma vieni o no? C'è miseria, è una cosa insopportabile. Vieni o no? Non lo sa, ce la fai, capi? Non voglio venire. No, non vengo. No. Sta mettendo la mano in casa. E perché non vieni? Non vengo, perché una... Perché si è antipatico. Antipatico no, si è antipatico. No, antipatico no. Si è antipatico. Antipatico no. Perché non c'è miseria, parla troppo, non fai dire una parola a una persona. E allora sono uno che parla troppo, non sono antipatico. No, sei uno che parla troppo antipatico. Vabbè, hai sempre ragione tu. Che altro è successo? È successo che la commissione prosegue tranquillamente la sua inchiesta, che il mio nome viene fuori ogni giorno, su tutti i giornali, che De Vita ha fatto comunella con Balsamo, il consigliere del centro. E questo dovrebbe preoccupare pure te. E soprattutto devo riprendere le costruzioni, perché quando i lavori si fermano pure le banche. Ti basta o no? Calma, ti piglio un caffè. La prima se n'è caduta da sola, grazie a Dio. Il resto lo devo fare io. Tra un mese ci sono le elezioni e noi torneremo tutti quanti in consiglio comunale più forti di prima. Abbi pazienza, Nottolo. Risolveremo tutto tranquillamente.
Maglione, il denaro non è un'automobile che la tiene fermi in un garage. È come un cavallo, deve mangiare tutti i giorni. Devo sgombrare i palazzi oggi stesso. Non voglio far uscire il nome mio in mezzo un'altra volta. Quello tuo non compare mai. Insomma, che vuoi? No. Quello... Nottola, siamo sotto le elezioni. Ci sono cose più importanti in ballo. Noi dobbiamo vincere per forza. Non possiamo fare fesserie. Caccia la gente dalle case. E sono tutti voti che perdiamo. Io pure mi presento alle elezioni. Il partito non deve perdere voti, ma io non voglio perdere i miei. E come fai? C'è un solo modo. L'ufficio sicurezza del comune dichiara le case in pericolo immediato di crollo ed emette l'ordinanza di sfratto oggi stesso. I voti personali. Perché i miei voti e quelli del partito non sono lo stesso? Come sta tuo figlio? Ecco, ma da sta. Sta nascosto e aspetta novità. Non ti preoccupare, metteremo a posto pure questo. Speriamo, ma se non si fa presto, io non lo posso tenere più così. Non ci vuole stare, non gli posso dare torto. D'altra parte, che fa? Si costituisce. Se non si interviene in qualche maniera, non c'è via d'uscita. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando
messo via l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Thank you.